Salve, sono Lucia D'Andrea e frequento il liceo Quinto Orazio Flacco di Potenza. Autorizzo la diffusione del video. Leggerò un brano tratto dal De brevitate vitae di Seneca. Mi stupisco sempre quando vedo alcuni chiedere tempo e quelli a cui viene richiesto tanto accondiscendenti. L'uno e l'altro guardano al motivo per il quale il tempo viene richiesto. Nessuno dei due ha la sua essenza. Lo si chiede come se fosse niente lo si concede. Si gioca con la cosa più preziosa di tutte. Il tempo invece l'inganna, poiché è qualcosa di incorporeo, perché non cade sotto gli occhi e pertanto è considerato cosa di poco conto, anzi, non ha alcun prezzo. Gli uomini accettano assegni annui e donativi come cose di caro prezzo e in essi ripongono le loro fatiche, il loro lavoro e la loro scrupolosa attenzione. Nessuno considera il tempo, ne fanno un uso sconsiderato, come se esso fosse un bene gratuito. Ma guarda costoro quando sono ammalati, se il pericolo della morte incombe molto da vicino, avvinghiati alle ginocchia dei medici, se temono la pena capitale, pronti a sborsare tutti i loro averi pur di vivere. Quanta contraddizione si trova in essi. Che se si potesse in qualche modo mettere davanti a ciascuno il numero di anni passati di ognuno, così come quelli futuri, come trepiderebbero coloro che ne vedessero restare pochi, come ne risparmierebbero. Eppure è facile gestire ciò che è sicuro, per quanto esiguo. Si deve invece curare con maggior solerzia ciò che non sai quando finirà. E non v'è motivo che tu creda che essi non sappiano che cosa preziosa sia. Sono soliti dire, a coloro che amano più intensamente, di essere pronti a dare parte dei loro anni. Li danno e non capiscono, cioè li danno in modo da sottrarli a se stessi, senza peraltro incrementare quelli. Ma non si accorgono proprio di toglierli. Perciò per essi è sopportabile la perdita di un danno nascosto. Nessuno ti restituirà gli anni. Nessuno ti renderà nuovamente a te stesso. La vita andrà per dove ha avuto principio e non muterà né arresterà il suo corso. Non farà alcun rumore, non lascerà nessuna traccia della propria velocità. Scorrerà silenziosamente, non si estenderà oltre né per ordine di re né per favore di popolo. Correrà così come ha avuto inizio dal primo giorno. Non cambierà mai traiettoria, mai si attarderà. Che cosa accadrà? Tu sei tutto preso, la vita si affretta. Nel frattempo si avvicinerà alla morte, per la quale, volente o nolente, bisogna avere tempo.